Eccomi qua! Allora, un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Vi prego, non vi spaventate, non vi scioccate, forse alcune di voi rimarranno scioccate a vita, però questo è purtroppo il mio aspetto bianco, cadaverico, latticino, andato a male proprio, senza trucco, però... Siccome volevo farvi vedere all'opera dei prodottini che ho acquistato sul sito di Maquillaia e che vi ho fatto vedere nel video precedente, ve li volevo far vedere all'opera, sono fondotinta, correttore e qualche altra cosa low cost, e quindi ho detto vabbè, bisogna pur, come dire, farsi anche vedere in queste vesti, mi dispiace per voi, quindi iniziamo subito perché altrimenti veramente qualcuno di voi potrebbe già sentirsi troppo male. Ok. Adesso, dopo che mi sono impanata tutta di crema, come dico io, perché ho la pelle molto secca, passo ad applicare il fondotinta della Maybelline, questo Dream Velvet, che vi ho fatto vedere nel video acquisti di Maquillaia, nella colorazione 10 Ivory, e l'applico sul dorso della mano e poi lo vado ad applicare con la spugnetta della Real Technique. Allora, vedo subito che ha una consistenza comunque, non so se riuscite a vedere, una consistenza non assolutamente non liquida, molto anzi quasi solida, veramente. E vediamo a vedere come si comporta, cioè andiamo a vedere come si comporta. Allora, devo dire che mi piace, mi ha stupito, è proprio del mio colore del viso, quindi veramente sono proprio tutta bianca. Però devo dire che mi ha soddisfatto. E adesso passo ad applicare il correttore della Maybelline, il Fit Me, nella colorazione 15. Anzi, lo trovo ancora più luminoso dell'anti-age, che io adoro. Ah no, cioè, io poi insomma lo vedete. Allora adesso vado a fissare il correttore e lo vado a fissare con questa polvere della Ben Nye, la Cameo, molto utilizzata dalle americane, e la trovate sul sito della BB Cream Italia per un costo di 24,50 euro, e vi assicuro che non è tanto, visto che sono 42 grammi di prodotto, e io sinceramente ho seri dubbi di riuscire a terminarla in questa vita. Quindi per andare ad applicare utilizzo questo pennello di cui vi ho già parlato, che è il 125 della Biacca Cosmetics. Adesso vado a ridefinirmi un po' le sopracciglia e lo faccio con il Deep Brow della Anastasia Beverly Hills nella colorazione Ebony. Allora lo vado a stendere con il pennellino sempre dell'Anastasia Beverly Hills. Allora lo vado a prendere un pochino, poi io sono solita scaricarlo un pochino su un Kleenex, se no altrimenti verrebbe un effetto troppo marcato, invece voglio un effetto naturale. Musica.
aver applicato il primer, io utilizzo il primer potion dell'Urban Decay, vado a fare un trucco occhi abbastanza veloce, perché voglio farvi vedere all'opera gli altri prodottini che ho acquistato. Vado a stendere nella piega dell'occhio questo color caramello della Kiko, molto bello, e lo faccio con il 129 della BH Cosmetics. Allora, dopo aver applicato abbondantemente questo colore nella piega, perché mi piace veramente tantissimo, vado ad utilizzare questo colore qui, il ramato bellissimo della Neve Cosmetics, e lo vado a mettere con il 130, questo pennello a lingua di gatto, della BH Cosmetics. Adesso vado a mettere nella piega questo bellissimo colore viola della Mulac e lo vado ad applicare con questo pennello a penna della Zoeva il 231. Adesso lo vado a sfumare con il 227 della Zoeva. Adesso vado a creare il punto luce e a illuminare l'arcata sopraccigliare, e lo faccio con questo colore adorato mio, infatti ho fatto anche un buchino, il Black Type, questo color panna chiaro di MAC che è veramente bellissimo e ve lo consiglio anche, e lo vado a fare con l'E34 di Sigma. E come al solito vado a sfumare il tutto con l'E40 di Sigma. Voglio farvi vedere un altro prodottino all'opera che avevo acquistato, che è il I Love Extreme, questo mascara dell'Essence. Questo è lo scovolino, quindi bello cicciottello. Adesso vado ad applicare la Cipria, che in realtà è questo fondotinta compatto dell'Estée Lauder, nella colorazione Pale Almond 02, e lo vado ad applicare con questo bellissimo pennello della Neve Cosmetics. Adesso vado a applicare un po' di terra fredda, come al mio solito utilizzo la Bahama Mama di The Balm, con questo pennello della Zoeva che è il 110.
Adesso vado a scaldare l'incarnato con un altro prodottino che voglio farvi vedere all'opera, che è la Sun Club, la terra Sun Club dell'Essence nella colorazione 01. E utilizzo questo pennello il 124 della BH Cosmetics. È un colore molto delicato, si sfuma molto bene e soprattutto, ragazze, ha un profumo spettacolare di cocco. Mamma mia! Mamma mia! Ma proprio un profumo bellissimo di estate proprio. Quindi questa veramente è promossa. Adesso vado ad applicare questo blush aranciato da questa vecchia palettina di Kiko e lo vado ad applicare con il 126 della BH Cosmetics. Adesso vado ad applicare l'illuminante. E utilizzo il Mary Luminizer di The Balm. Lo vado ad applicare con il setting brush della Real Technique. E adesso è il momento della tinta labbra della NYX, questa qui nella colorazione Praga numero 18, tinta labbra matte. E la applico con questa pastello di Neve Cosmetics che è la sfilata Amaranto. Allora, questo è il risultato finale. Devo dire che questi prodottini low cost mi sono piaciuti, soprattutto questa tinta labbra della NYX che ha una pigmentazione estrema, ma è anche molto morbida, pur essendo matte. Mi è piaciuta molto la terra dell'Essence, anche comunque il fondotinta, il correttore. Diciamo che c'è da verificare in effetti la durata di questi prodotti, però ve la farò sapere in quanto terrò questo make-up fino a sera e vi potrò dire bene se per esempio il fondotinta si è spostato, se il correttore ha fatto comunque evidenziare le pieghette sotto gli occhi, ve lo saprò dire. Comunque per adesso sono promossi. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video, se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.